Umbri soffrono di disturbi respiratori nel sonno, dunque una problematica molto diffusa di cui si discute in una 3 giorni organizzata dall'Associazione Pneumologi Ospedalieri. Ce ne parla Andrea Chioini. Russamenti, apnee notturne, ipersonnolenza diurna. I disturbi respiratori nel sonno affliggono circa 30.000 persone nella sola Umbria. Una realtà alla quale vengono dedicate 3 giornate di studio fino al 15 giugno organizzate dall'AIPO, Associazione Pneumologi Ospedalieri, in affiancamento al servizio di riabilitazione respiratoria della USL Umbria 1. Le relazioni hanno messo in evidenza alcune delle conseguenze più gravi: la compromissione di funzioni neurocognitive, deficit di memoria, vigilanza, riduzione di riflessi, depressione, l'aumento di rischio di malattie cardiovascolari, ictus e diabete. Le persone che ne sono afflitte scontano anche più alte probabilità di incidenti stradali e infortuni sul lavoro. Nelle forme più gravi e in età lavorativa, il genere maschile registra una percentuale di casi oscillante tra il 4 e l'8%, le donne sono tra il 2 e il 5%. Le forme lievi e moderate di disturbi respiratori nel sonno arrivano a toccare quasi un quarto della popolazione adulta italiana. Per esempio,